Cristina Buccino è stata ospite del programma Grand Hotel Chiambretti. Con lei anche le sorelle, ribattezzate dal presentatore le Kardashian di Calabria, e Alfonso Signorini. Piero Chiambretti le ha annunciate dicendo: vivono a Roma, sono affermate ognuna nel suo piccolo. Sono figlie di un imprenditore dell'oro. Alfonso Signorini, però, ha voluto subito rivelare uno scoop. Parlando della festa tenutasi per i 20 anni della rivista Chi, ha raccontato che tra la showgirl e la cantante Anna Tatangelo sembrerebbe non esserci un buon rapporto. È come quando sono arrivate la Venier e la Ventura e la Tatangelo e la Buccino non si sopportano. Cristina era fidanzata con il figlio di Gigi D'Alessio, però non si parlano lei e la Tatangelo. La Buccino, però, ha negato la cosa. Ma non è vero, poverina. Non è vero che non ci parliamo, ci siamo salutate 200 volte. Ci siamo incrociate, io entravo e lei usciva. Ovvio che ci siamo salutate, lo hanno visto tutti. Alfonso Signorini non è sembrato convinto. Piero Chiambretti ha preferito cambiare discorso e concentrarsi su Rocco Siffredi che appena l'ha vista sull'isola ha esclamato: si è svegliata la bestia. Cristina ha commentato: almeno sono servita a qualcosa. La cosa non mi ha gratificata, però, ero contenta per lui perché dice che ad un certo punto pare si sia spaventato perché era dormiente. E quando sono arrivata si è svegliato. Ha detto la sua anche sul fatto che Rachida l'abbia apostrofata dandole del lamigno. In realtà, si è creata un po' una diatriba su questa cosa. Io sono stata molto paziente con lei perché ho un carattere un po' particolare. Sono un po' istintiva come tipo e invece con Rachida sono rimasta calma. Infine, dopo aver ribadito di essersi rifatta al seno, ha concluso: all'isola non ho trovato nessuno che mi piacesse e mannaggia sono single da tanto tempo. Vivo con le mie sorelle. Chi se ne frega.